Circa 20 giorni, ma adesso la nuova giunta del neo sindaco di Modica, Maria Monisteri, sembra ormai ultimata e pronta per essere presentata alla città. Bisognerà ancora attendere fino a domani per i nomi e le deleghe definitive che il sindaco ha attribuito a ogni assessore. In totale dovrebbero essere 7 e tra loro ci sarà anche il futuro vice sindaco. Nei giorni scorsi però non sono mancate certamente indiscrezioni sui nomi e possibili deleghe, tenuto conto che il sindaco ha già presentato in campagna elettorale 4 assessori, 2 new entry e 2 volti già noti. Si tratta di Chiara Facello, Giorgio Belluardo, Saro Viola e Tino Antoci. Restano altri 3 posti da assegnare e secondo previsioni andrebbero a Delia Vindigni, nipote del già assessore Giorgio Linguanti, poi Samuele Cannizzaro e Antonio Drago. La presidenza del Consiglio, invece, è ormai quasi certo, andrà alla più votata Maria Cristina Minardo, appartenente alla lista Modica al Centro, che ambirebbe anche a un assessorato, facendo così sedere in Consiglio Comunale anche la prima dei non eletti, Roberta Trombadore. 7 assessori quindi sembrerebbero d'obbligo per il primo sindaco donna di Modica, che tenta di accontentare adesso tutti e far fede alle promesse fatte in campagna elettorale quando la Monisteri ha garantito ricompense più votati. Più difficile invece fare pronostici su deleghe e vice sindacatura, che se si dovesse seguire il predecessore Abbate spetterebbe al riconfermato Saro Viola, che dovrebbe anche detenere la delega alla sicurezza e polizia locale. Samuele Cannizzaro invece dovrebbe occuparsi di turismo e spettacolo, Delia Vindigni magari di urbanistica e lavori pubblici, seguendo le orme dello zio Linguanti, Chiara Facello servizi sociali e Giorgio Belluardo manutenzioni. Da capire invece a chi andrà l'arduo compito di gestire la complessa e delicata questione legata al bilancio di Palazzo San Domenico, delega che magari il sindaco intende gestire personalmente.